Ciao amici! Che schifo la vita ogni giorno di più. Non avevo voglia di registrare GTA e quindi adesso registriamo Cristallo così vi rispondiamo alle domande, ok? Siete contenti? Ah già, siete molto simpatici voi che scrivete hashtag che bello ze. Poi c'è una domanda senza hashtag e non dovrei rispondere perché se io dico una cosa quella è. E infatti non gli rispondo. No, ok, scherzavo. Corvo chiede: ma usate qualche programma per fare a Chrome? No. No, noi schiocchiamo le dita e c'è la Chrome, il resto è magia. Ah, aspetta un attimo, devo portare Pimpi a tagliarsi i capelli. Ma non ce li hai i capelli, Pimpi? Poi GoldFox98 chiede: stand preferito? Zawardo! The Hand. PK Askar chiede: anche voi avete voglia di togliervi la vita dopo la chiusura del canale di Silva? Sì, Sì, decisamente sì. stronzo. Cazzo, chiudi il Che poi non è canale. che sia chiuso, che non pubblica più niente, che schifo la vita, quindi. È rimasto Silvio Gunner, ma non è la stessa cosa. Puoi saltarla, Giovanni puoi saltala Carino quella, ti prego. che chiede: preferite Fire Emblem o Pokémon? Fire Pokémon. Emblem. Darky701 chiede, ecco, aspetta che devo cambiare mossa. Carissimo Zefo, se veramente vorresti fare la serie su Earthbound, mi piacerebbe vedere l'ultimo episodio di notte. Oh, non intende di notte nel tempo reale. Oh, bastardo. Allora, cos'è che devo fare? Ah, andare alla torre Allora, poi bruciocchiata. c'è Lorenzo che cacci che scrive: cosa avete mangiato ieri mattina? Io non faccio colazione. Nemmeno io l'ho fatta ieri mattina, effettivamente. Berez che scrive: ah, questa è una domanda idiota, però vabbè, ok. Godzilla attaccato alla città per cercare del pesce per i suoi cuccioli, giusto? Allora perché non lo distraiamo con del pesce? Sì. Perché non mi fai un panino? Poi, ecco, è arrivato Jack. Aiuto. Che chiede: preferireste vivere nella povertà come Arash ma con le memos o essere benestanti ma senza le memos? Cavolo, eh. Allora, devi capire che se hai le memos sei ricco per forza. Sei ricco nello spirito e questo va bene. Avon che scrive: ah! Ottimo. Vai, Avon, così si fa. Poi Gabri94ita chiede: quando inizierete una serie su come fare delle hack ROM Pokémon, visto che in un vostro precedente video l'avevate promesso? Quando ne avremo il tempo e la voglia. Più che altro il tempo. Allora, Marco Tosoni chiede: se Zeffo è una mela e il do. Non ti rispondo perché ti odio. No. Poi. No, scherzo. Paco va nel gulag. Paco va nel gulag a prescindere. Esatto. Sono un essere così insignificante su cui tutti scaricano i mali del mondo che potrei anche andarci solo perché sono nato. Fanno bene, E cazzo. certo. Ma non ti vergogni. Vai a Ci casa vado tua. anche volentieri, magari trovo bella gente. Non è vero niente. The Two Gamers chiede: Ah. probabilmente avete già risposto, ma cosa mi. Sì, abbiamo risposto tipo 14 milioni di volte. Sentiamo. Lognavo è lognaro, ossia ragazzo in bresciano. Poi Andrea Anicas, non lo so come si legga, scusami, chiede: anime preferito? Tu l'avrò. Penso Jojo. No, oddio, tra Tu Lavru e Due Come. No, ma Due Come Noi non è proprio un anime, quindi sì, Tu Lavru. Cioè, non ha mai avuto proprio una serie anime, ha avuto degli OAV. Questa credo sia per te. Ensi il lettore chiede: Eiros o Dolwyn? E sono sicuro 9 su 10 che c'entra con Trachia. E infatti è Trachia e ti rispondo nessuno dei due. Ma se ti dicevo che Trachia non mi piaceva? Ma non hai neanche provato, Trachia. Shh, Non l'hai provato! Poi Lagin Warus chiede: aspetta che devo cambiare Pokémon. Cosa ne pensate del meme su Carl? Oppure nominato Croissant? Eh?
Ah, c'è ancora un'altra domanda. E visto che voglio fare tante domande, cosa ne pensate di Pokémon Garnet? E sapete perché non è più continuato? Allora, Garnet in realtà sta continuando perché su Facebook hanno postato robe un po' di tempo fa e hanno detto che hanno voluto tenere tutto nascosto per fare il boom quando sarebbe uscito tutto. E penso che sia un buon progetto. Penso che sia molto meglio di Xenoverse, tanto per cominciare. E per come ho visto l'ultima volta, è molto molto meglio di Xenoverse. Poi si vedrà, in realtà Xenoverse lo devo ancora provare, l'ho scaricato, lo devo provare, ci farò senz'altro un video. E in realtà spero di rimuovere completamente tutte le idee che avevo sulla precedente versione di Xenoverse, che mi ha fatto effettivamente letteralmente cagare. E boh, vediamo. Però per il momento penso che sia il migliore RPG in circolazione. A livello italiano, chiaro. Ciao Paco. Sta zitto. Paco, c'è gente. Sulla tua faccia c'è gente. C'è gente, Sulla Paco. tua faccia c'è gente. La tua faccia è una gente. No. E invece Ma sì, stai cretino. zitto. Stai zitto, idiota. Uè, pazzo Il pagliaccio. tuo cane fa la spesa al No, Simpli. questo non avresti dovuto dirlo, non avresti E dovuto. No, 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 invece. no, no. Capito? Hai capito male tu. Stai invece. zitto. Ciao Eugenius. Sì, dai, ti hanno appena fatto sull'episodio di Pokémon, no? Generations. Non Tra l'altro, rompere. Generation è la peggiore miniserie che abbia mai visto. A parte Mamma mia, l'ha che presa per il culo. animata e doppiata da cani. Ma anche come fatto, ma tutto quanto fatto male di quella miniserie. Proprio il peggior insulto che potessero mai È fare. Dopo Umaron. Horas. Dopo Horas. Aia. Allora, Alex Oliveox chiede: avete una gem preferita? Se sì, quale? La quarta sovrasta tutte. La seconda. Anche se cioè, oggettivamente quarta e quinta sono meglio. Probabilmente anche la settima tra poco, eh. Se in effetti. Potrebbe essere la Poi. migliore la settima. Già. Allora, da Maverick Blast chiede. Ah no, aspetta, ce n'è uno prima, scusami. Francesco X chiede: farete delle randomizer o meglio ancora delle acrom randomizzate? Non mi sono mai piaciute le randomizer. Neanche a me. Non ho mai sostenuto tutta la moda delle Nuzlocke e delle randomizer. Cioè, le Nuzlocke ancora sì, ma le randomizer proprio no. Adesso sì, da Maverick Blast abbiamo: personaggio preferito del franchise, valgono sia umani che Pokémon della serie Mystery Dungeon. Penso Brock. Io ho Brock o Comor. Nicola Romano Nighe dice, anzi chiede: qual è la vostra host preferita di Pokémon e la vostra preferita in assoluto fra tutti i giochi che avete giocato? Comunque mi dispiace, ma Joseph, no, no. La tua opinione, your opinion is shit, your argument is Nova. E io non ho la minima idea. Allora, della serie Pokémon, forse Primal Dialga. Io Niente. penso Through the Sea of Time e invece di tutti i giochi penso sia a Grasping Truth di Fire Emblem Radiant No, penso alla Song of Time, sì. Dovremmo avere altre domande se non erro, eh. Però non vorrei dire cose Dawn. E allora inzenzate. vai a gergare. No, finite. Ah. Bene, ora possiamo cominciare a sparare cagate. Wow. E io sono... Ciao Paco! Ciao. Io sono praticamente quasi da Angelo. Il tuo cane fa la spesa al Family Market. Che è il simpli dei poveri? Ho trovato una caramella rara. Vieni qui. Sì, Caramella la bambola te la metto in super il culo, mamma. Ok. Ma cos'è che c'era? Oh, cosa che era? Super repellente. Quello può essere. Inutile se riuscissi a trovare lo spazio. Attacco X, ma ti lefi. Ciao. Oh wow, che bello quel matchup. Sarai evviva. forte. Sha sha. Oh, si è evoluto! E che Chi? cazzo! Togetic di Oh, merda! di già.
Minghe. Di già, è al 26. Che livello ce li hai gli altri, scusa? Pimpi al 26, Golbat al 24, Dlarz al 26 e Quilava al 28. Com'è che ce li hai così alti, scusa? Che caspita hai fatto? Non lo so, io non ho fatto niente. No, non è possibile. Ah no, perché l'ultima volta, mentre tu te ne sei andato, sono rimasto a farmare come la merda. Per Chiara. Ah, è giusto, visto che mi è arrivata la notifica. Brutti pezzi di merda, salite su Discord, che noi siamo online praticamente tutti i giorni, però alle volte, no scherzo, tutta la settimana dalle 6:30 alle 9, sicuro ci trovate nella chat pubblica e potete sparare tutte le stronzate che volete. Esatto. Con noi. O magari anche entrare nel canale vocale, così almeno parliamo. Beh, quello sarebbe ancora meglio. Comunque, nelle informazioni qua sotto trovate tutto. Ciao Angelo, sembri Chuck Norris però. Espion? Ah, non hai ancora fatto il kimono? No. Ah, wow. Cioè, wow. Cacchio, è vero che per Polirat serve la pietra. Se non la roccia di re, ma dovrei scambiare il Pokémon. Oggi c'è la gara, pigliamo. Allora tu falla, e la farò una off screen, che ti devo Vabbè. Dire. Vabbè. Vediamo. Tanto non vinci. Ho trovato Scyther. Prendilo. Non vale andare di save state. Non l'ho fatto, infatti. Usca. E l'hai catturato, magari. Sì. Ma porco zio. Puoi anche interrompere così che hai vinto. Sì, sì. No, adesso ci sarà Rick Pigliamosche che arriva con Kakuna e vince lui. Abbiamo scelto i vincitori. Allora, siete pronti? Al terzo posto c'è Campeggista Pa. Che cazzo di nome è Pa? Le. Che ha preso Kakuna. Ha totalizzato addirittura 318 punti. Al secondo posto c'è Pigliamosche Joy. Che ha preso Scyther. Aia. Vince gara Pigliamosche. Sei cazzo! Dio buon, cos'hai ottenuto? Che ha catturato Scyther. Quanto ho fatto? Sì, ho capito, dimmi quanto. 346, madafaka. Vince il premio Pietra Sola. Fai la mamma puttana. Oh, che sfigato. Cazzo, che com'era difficile quel puzzle con i massi, eh. Ma non stai per battere coso, vero? No. Ah, ok. No, ho bloccato l'evoluzione di Golbat, sono un pizzo. Bravo. Vabbè, allora aspetta. Ma scusa, non è mica una caramella rara presa nel faro? Sei un genio. Cioè, almeno io l'ho presa lì, però. Sì, sei un genio. Ok. Oh, là. Si è evoluto in Crobat. Guarda che bello. Qualcosa mi dice che la lotta contro Furio non sarà proprio difficile. E dai, io direi che possiamo anche chiuderla qui. Sì. Va bene, amici. Ricordatevi di Discord e cose brutte tipo Telegram. Ciao. Ciao, amici.